hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, regà! Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Allora, vi porto un altro metodo, ragazzi, per moddare in due contemporaneamente. Ma ragazzi, io non è che lo consiglio più di tanto, perché secondo me è veramente troppo lungo e una menata. Invece l'altro è massivo e fate più macchine. Comunque i requisiti sono sempre gli stessi: un amico, tutti e due all'interno di LS con due veicoli. Noi il veicolo che vogliamo moddare dobbiamo usarlo. I veicoli da moddare all'interno dei garage, il veicolo da moddare deve provenire dall'arena, ragazzi, mi raccomando. E a questo punto fate avviare la solita gara sprint dal menu interazione, come vi ho fatto vedere qualche istante fa in clip, ragazzi, al vostro amico. A questo punto accettate l'invito della gara sprint, dopodiché aspettate semplicemente che passino i 30 secondi, regà, e che si avvia la gara sprint. A questo punto, una volta spawnati nella gara sprint, dobbiamo andare tutti e due, ragazzi, alla nostra arena. Quindi vi mettete la meta per chi non ci sa arrivare e andiamo tutti e due all'arena. A questo punto, regà, una volta che siamo arrivati davanti all'arena, ci mettiamo davanti a un'entrata. Comunque sia, apriamo il telefono e ci mettiamo sul veicolo che vogliamo moddare. Ma non dobbiamo premere niente, ragazzi, semplicemente stiamo su quello slot. Ora aspetto che arriva Alessietto e anche lui farà la stessa cosa. Non vi faccio vedere la clip perché non serve, è la stessa identica schermata. Semplicemente andate sul veicolo che volete moddare, io farò una LG per puro divertimento, ragazzi, e quindi rimanete in questa schermata. Adesso, quando tutti e due siete in questa schermata, tenete premuto il tasto Y se giocate da Xbox o triangolo se giocate da Play, ragazzi. Quando respawnerete avete ancora il menu aperto in alto a sinistra. A questo punto vi dirigete di nuovo dall'entrata dell'arena e fate arrivare il vostro amico. Una volta che, ragazzi, poi vi siete messi sopra il cerchietto azzurro in quella posizione, tenete premuto Y per far caricare la barra rossa e quando la barra rossa è piena spammate il tasto A o X a seconda di che piattaforma state usando. E quando respawnerete, sbada bam, regà, avremmo moddato il veicolo. Adesso, ragazzi, una volta che l'abbiamo moddato, per salvarlo arriva qua la menata di cazzo. Io non censurerò questa parola. Allora, dobbiamo finire tutta la gara completamente e a quel punto potremo salvare il veicolo andando da Los Santos come tutti gli altri glitch, ragazzi. Quindi io ve lo sconsiglio proprio, perché regà, bisogna fare tutta l'ambaradam per finire la gara, andare da un punto A a un punto B, tornare indietro, e a quel punto, una volta fatto, bisogna andare a Los Santos e salvarlo. Quando vogliamo rimoddare dobbiamo rifare tutto sto casino. Assolutamente, io secondo me non ne vale la pena. Vi lascio in descrizione il link del glitch massivo, che secondo me è una bomba, ragazzi, e sbada bam, al prossimo video, regà, buona visione.